Allora, diciamo che il salto a livello dirigenziale del calcio scommesse, che si attendeva ormai da un paio di mesi, è avvenuto con le dichiarazioni di Masiello, che mettono chiaramente in evidenza un sistema in cui poi a tirare i fili erano le società. Quindi questo passaggio di livello è avvenuto ormai in maniera ufficiale e incontestabile. Adesso la questione va sempre valutata sui due binari. Uno è quello del processo sportivo e l'altro è quello del processo penale. Sotto il profilo del processo sportivo, evidentemente con il principio della responsabilità oggettiva ci saranno dei provvedimenti che a questo punto non potranno che essere drastici, perché nel momento in cui un calciatore ammette di aver ricevuto denaro dalla squadra avversaria per fare un autogol perché la squadra avversaria si salvasse, io credo che non ci sia altro da fare se non retrocedere la squadra che è oggettivamente responsabile di questo accordo. Sotto il profilo penale la questione è per certi aspetti più complicata, per altri aspetti molto più stimolante, perché nelle dichiarazioni messe a verbale da Masiello noi vediamo che ci sono gli ultra che fanno da forza di mediazione per acquistare le partite. Questa io ritengo sia la prima volta che viene in luce un ruolo così importante del tifo organizzato, e ricordiamo addirittura, tutti conoscono la forte rivalità sportiva che esiste tra le tifoserie di Bari e Lecce, abbiamo un caso in cui gli ultra del Bari intervengono presso i loro calciatori per favorire il Lecce, cioè per favorire quelli che sulla carta dovrebbero essere i loro più grandi avversari. In qualunque altro campionato, paese del mondo, una rivalità sportiva del genere, con il Bari già retrocesso e il Lecce che rischiava, il Bari avrebbe avuto l'unica soddisfazione di mandare in B anche i rivali. Invece non succede questo, ma addirittura c'è l'inverso, cioè gli ultra del Bari si mettono a disposizione come intermediari che addirittura vanno a minacciare gravemente i calciatori del Bari e i loro dirigenti, in modo tale che appunto si favorisca la squadra avversaria. Teniamo presente che uno dei minacciati, il portiere Gillet del Bari, cittadino onorario di Bari, è un portiere belga, lui che però vive in Italia da quando aveva 18 anni, in qualche misura poi ha interrotto lì il suo rapporto ed è andato a giocare in un'altra squadra, nel Bologna. Quindi io credo dal punto di vista penale ci siano delle novità molto interessanti e che siamo soltanto all'inizio di un percorso che porterà a identificare una vasta rete di complicità. Ed è importante capire che in questo la scommessa è quasi, diciamo, un corollario, nel senso che qui il problema non è poi la scommessa sul risultato o sull'over. A fine campionato si gioca una partita ben più grossa, una partita che vale decine di milioni di euro, perché rimanere in Serie A per una squadra significa avere decine di milioni di euro a disposizione. C'è una differenza enorme dal punto di vista finanziario. Quindi, ma questo è il problema che noi ci poniamo dal calcio scommesse dell'80, quello con Paolo Rossi, Bruno Giordano, Beppe Savoldi e tutta una serie di grandissimi campioni, Ricky Albertosi, insomma, giocatori di livello ben più alto di quello di Masiello. Le risposte possono essere tante, ovviamente c'è l'avidità,
c'è il volere sempre più soldi e sempre qualcosa di più di quel tanto che già si ha. In questo caso io credo che ci sia però un discorso proprio di tipo un po' più complesso, nel senso che il Bari, nel momento in cui il Bari è già retrocesso, al di là della pressione finanziaria e dell'offerta economica, noi abbiamo visto molto chiaramente che esiste un problema di minacce fisiche, di incolumità fisica, nel senso che qui, voglio dire, non è che gli ultra hanno chiesto la cortesia, gli ultra sono andati dai giocatori a dire: tu vivi a Bari, se non ti vendi questa partita ti veniamo a prendere sotto casa. Quindi noi abbiamo un problema gigantesco, gigantesco, di società di calcio che utilizzano gli ultra come squadracce, come le loro squadracce, con le quali riescono a minacciare e a ottenere. Voglio dire, abbiamo avuto tanti casi, innumerevoli casi di giocatori minacciati, picchiati. Voglio dire, ma persino l'Inter, mi ricordo anni fa, il pullman dell'Inter venne fermato fuori da San Siro, salirono gli ultra dell'Inter a minacciare i calciatori. Cioè, in Italia c'è una tolleranza pazzesca per questi gruppi delinquenziali, no? Che poi appunto agiscono a servizio di questi interessi. Ma sicuramente bisogna sanzionare con la massima severità questi comportamenti sotto il profilo sportivo e penale. È assolutamente la giustizia sportiva ha, diciamo così, un pregio di essere più rapida, per certi aspetti più sommaria. La giustizia sportiva credo che avrà moltissimo da lavorare alla fine di questo campionato. Già adesso il meccanismo è in movimento e quello che ci si augura è che prima del giudizio del Tribunale Penale, che ovviamente per gioco forza richiede tutt'altri tempi molto più lunghi, la giustizia sportiva intervenga in maniera drastica sin dal campionato prossimo venturo, sempre tenendo presente che appunto le sanzioni sportive a questo punto sono direttamente anche delle sanzioni economico-finanziarie che possono distruggere un club di calcio. Quindi sono assolutamente come dire, temibili. Io credo che siano un primo passo. Io mi auguro che veramente ci sia quello che dice anche Platini, poi il presidente del Tour, che si augura squalifiche a vita, ma le squalifiche a vita non possono limitarsi ai calciatori, perché poi se Masiello viene squalificato a vita, fondamentalmente non gliene frega niente a nessuno tranne che a lui. Qui bisogna colpire con la responsabilità oggettiva le squadre.